Per comprendere l'universo, pensa in termini di energia, frequenza e vibrazione. Benvenuto su Crescita Personale e Finanziaria. Come affermava il grande scienziato Nikola Tesla, se vogliamo trovare i segreti dell'universo, dobbiamo pensare in termini di energia, frequenza e vibrazione. Ecco la spiegazione completa di come le frequenze, l'energia e le vibrazioni modellino la nostra realtà in questo video di Nikola Tesla in italiano. Tutta la tua esistenza, tutta la materia, tutta la vita, tutte le esperienze, insomma, tutto deve la sua esistenza al mondo fisico della frequenza. Tutto, assolutamente tutto, è frequenza. Non puoi avere un'esperienza su questo pianeta senza averla tratta con la frequenza. Ogni emozione, incluso amore e odio, si armonizzano in una specifica frequenza. La salute è una frequenza, la malattia è una frequenza. I tuoi organi sono sintonizzati su una specifica frequenza, come lo è tutto il tuo corpo, che risuona alla sua propria frequenza. Sei una sinfonia di frequenze, mentre ti proietti in questo universo e crei la tua realtà fisica. Le frequenze hanno una forma specifica e attraverso la prima risonanza di frequenza possiamo manipolare gli oggetti e tutto ciò che ci circonda. Ad esempio, gli australiani credono che tutto sia stato creato dai primi uomini, ovvero gli antenati creatori che nel corso dei loro pellegrinaggi hanno dato origine a tutte le cose cantandole, ovvero nominandole nel canto. Le cosiddette song line, le vie dei canti. In questo modo essi hanno creato le cose belle, ma anche gli accidenti, gli imprevisti e le cose brutte, rispettando così l'equilibrio universale. Il suono e la risonanza sono responsabili di tutto e il suono manifesta la forma fisica. Il suono può essere utilizzato come strumento e può creare addirittura la luce. Il dottor Royal Raymond Rife disse di aver trovato la cura per tutte le malattie tramite la risonanza. Anche le malattie hanno un suono e tramite la risonanza possono essere convertite in un impulso elettrico. Egli scoprì che certe frequenze possono prevenire lo sviluppo di una malattia, mentre altre la distruggono. Sostanze di più alta frequenza vibrazionale distruggono le malattie di più bassa frequenza. Nikola Tesla ha dedicato anni allo studio delle frequenze, sostenendo che se riuscissimo ad eliminare alcune frequenze che intervengono sul nostro corpo, potremmo abbassare il rischio di ammalarci. Nello stesso modo in cui alcune frequenze favoriscono la malattia e la degenerazione. Esistono frequenze che stimolano guarigione e rigenerazione. Tra le molte frequenze benefiche, la più famosa è forse quella di 432 Hz, che genera uno stato armonico e aiuta a raggiungere facilmente un profondo stato meditativo. Anche solo ascoltando questa frequenza attraverso il suono di campane tibetane, gong o diapason, è possibile percepire un senso di grande serenità. Grazie ad Eric Larson, creatore del Seamoscope, un dispositivo che consente di vedere l'onda sonora generata dalla voce umana, è stato possibile scoprire che la voce umana ha un grande potenziale creativo, che può essere sfruttato per creare qualsiasi cosa che possiamo immaginare. Ogni pensiero che abbiamo ha una frequenza e una vibrazione e può influire sulla realtà circostante attraverso la risonanza. In sintesi, la voce umana e il potere della mente possono essere usati per creare grandi cose nella tua vita. Il suono può anche far lievitare cose, creare tornado e addirittura sollevare oggetti molto pesanti. È incredibile pensare che il suono possa avere tali effetti. E questo ci porta a comprendere che il suono fa tutto e può essere utilizzato come un potente strumento tecnologico. Tesla
ha lavorato molto su diverse invenzioni basate su queste teorie, tra cui il suo famoso oscillatore a risonanza, che avrebbe potuto creare vibrazioni ad altissima frequenza vibratoria per trasmettere l'energia senza fili. Ha anche sviluppato teorie sulle trasmissioni di energia attraverso la ionosfera e l'utilizzo di onde radio per manipolare le forze della natura. C'è anche un'altra dimensione da considerare: il potere del suono sulla natura stessa. Due ragazzi nel 2003 hanno depositato un brevetto per creare un tornado dal suono. E il fatto che gli sia stato concesso il brevetto fa ipotizzare che sia possibile creare eventi climatici tramite il suono. Questo ci porta a considerare che ci possa essere stata una manipolazione della comunità scientifica da parte di alcuni gruppi di potere, che potrebbero cercare di far credere alle persone cose che non sono vere, come ad esempio la teoria atomica della materia. Tesla non ha mai accettato la teoria atomica della materia e non credeva nell'esistenza dell'elettrone come particella fondamentale dell'atomo, ma pensava invece che gli atomi fossero fatti di energia elettrica. Secondo Tesla, le frequenze e il suono sono potenti strumenti che possono essere utilizzati in diversi modi, dalla manipolazione degli oggetti alla creazione di eventi naturali. Dobbiamo prendere consapevolezza del potere che abbiamo dentro di noi e utilizzarlo per creare un mondo migliore e più armonioso. Per una crescita interiore e un miglioramento continuo, è fondamentale prendere in considerazione tutte le nostre immense capacità. Tra le molte frequenze benefiche, la più famosa è forse quella di 432 Hz, che genera uno stato armonico e aiuta a raggiungere facilmente un profondo stato meditativo. Anche solo ascoltando questa frequenza attraverso il suono di campane tibetane, gong, diapason o didgeridoo, è possibile percepire un senso di grande serenità. Stiamo diventando sempre più consapevoli che la nostra biologia umana e la nostra tecnologia sono una cosa sola e che il nostro sistema di energia elettromagnetica è interconnesso con l'universo e il flusso elettromagnetico. Il nostro corpo mentale, emotivo e fisico è costituito da chakra energetici che sono come stazioni radio interconnesse con i nostri canali e flussi energetici, chiamati meridiani. La ricerca attuale mostra che i nostri pensieri sono elettrici e le nostre emozioni sono frequenze, e che informazioni, pensieri e sentimenti si trasmettono e si incanalano attraverso il nostro sistema e flusso di energia elettromagnetica. Ricordati che i nostri chakra e meridiani passano attraverso tutti i nostri organi principali come cuore, polmoni, stomaco, fegato e reni, che possono avere un grande impatto sulla nostra salute e sul nostro benessere. Quindi, abbi cura delle tue frequenze, sintonizzandoti il più possibile su quelle corrette per attrarre il benessere che meriti. Scrivi qui sotto nei commenti se anche tu conosci la frequenza di 432 Hz e se l'hai mai utilizzata. Ricordati di iscriverti al canale e di cliccare sulle notifiche per non perderti i nostri video. Siamo felici di averti con noi. Buona vita da crescita personale e finanziaria.